In questo video impareremo a giocare insieme a Jurassic Snack, titolo di Bruno Català per due giocatori, una durata indicativa di 15 minuti, edito da Play a Game Edizioni. Scopo del gioco è fare in modo che i nostri Diplo mangino più foglie rispetto ai Diplo avversari, ma facendo molta attenzione ai pericolosi T-Rex. All'interno della scatola troveremo 4 plance pascolo quadrate, 10 miniature Diplo, 5 per il giocatore blu e 5 per il giocatore giallo, 2 miniature T-Rex e 28 segnalini erba. Prima di iniziare a giocare dobbiamo comporre l'area di gioco. Per le prime partite vi consigliamo di disporre le 4 plance pascolo a formare un quadrato, per quelle successive potrete sbizzarrirvi con la forma che più preferite. Dopodiché ciascun giocatore colleziona i suoi 5 Diplo, ne posiziona uno a fianco dell'area di gioco e i restanti 4 sugli spazi rappresentanti le uova del colore corrispondente. Infine si mescolano e si dispongono a faccia in giù senza guardarli tutti e 28 i segnalini erba. Inizia la partita il giocatore blu, che avrà a disposizione per il primo turno una sola azione. Dopodiché, nei turni successivi, si alterneranno i giocatori giallo e blu utilizzando 2 azioni a testa. Tali azioni potranno essere uguali o differenti ed eseguite sullo stesso Diplo o su Diplo differenti, o addirittura sui T-Rex. I tipi di azioni eseguibili sono di 2 tipi. Il primo è muovere un Diplo del proprio colore. Esso si muoverà in linea retta fino a che non incontrerà un altro Diplo, non importa di che colore, fino a che non incontrerà il bordo dell'area di gioco, oppure non incontrerà il T-Rex, o ancora finché non incontra un segnalino erba. In tal caso però si posizionerà al posto del segnalino erba che viene mangiato, si rivela tale segnalino a entrambi i giocatori, se ne applicano eventuali effetti speciali e poi il segnalino viene collezionato dal proprietario del Diplo appena mosso. Il secondo tipo di azione invece è muovere un T-Rex. Il T-Rex si muove sempre in linea retta fino a quando non incontra un segnalino erba, il bordo dell'area di gioco, un altro T-Rex oppure un Diplo. In tal caso lo spaventa, ne prende il posto sull'area di gioco e il Diplo torna nella riserva del giocatore. Si continua a giocare alternando 2 azioni a testa fino a che non incontriamo una di queste condizioni. La prima è che un giocatore non abbia più Diplo sull'area di gioco. In tal caso, indipendentemente dai punti che sono stati collezionati, egli è dichiarato sconfitto. Il secondo caso invece è che per 2 turni consecutivi nessuno dei 2 giocatori né ha mangiato un segnalino erba né ha spaventato alcun Diplo. O ancora, il terzo caso è che finiscano i segnalini erba sull'area di gioco. In questi 2 ultimi casi si procede al conteggio dei punti. Per contare i punti vittoria, ciascun giocatore rivela i propri segnalini erba. Su ciascuno di essi può essere riportata da 1 a 3 foglioline. Ogni fogliolina fornirà un punto vittoria. Si fa la somma dei punti vittoria e chi ne ha di più è dichiarato vincitore. Nel caso in cui ci sia un pareggio, si conta il numero di segnalini erba collezionati da ciascun giocatore. In tal caso il vincitore è chi ha collezionato più segnalini. Nel caso in cui ci sia un ulteriore pareggio, invece, la vittoria è condivisa. Non appena un Diplo finisce su un segnalino erba, esso viene rivelato e se ne applicano immediatamente gli effetti riportati sopra. I segnalini erba possono essere di 7 tipologie differenti. Un segnalino nascita permetterà al giocatore che l'ha rivelato di piazzare un Diplo dalla propria riserva in uno spazio libero a piacere. Un giocatore che rivela un segnalino ricognizione potrà guardare in segreto senza spostarli tutti i segnalini erba ancora faccia in giù in una delle plance a sua scelta, ad esempio potrebbe guardare questi 2. Il segnalino trasporto aereo permette al giocatore che l'ha rivelato di spostare un qualsiasi Diplo sul piano di gioco in uno spazio libero, potrà essere quindi un Diplo del proprio colore oppure un Diplo del colore avversario. Il segnalino Ride Aereo permette di spostare uno dei T-Rex presenti nell'area di gioco in uno spazio libero a propria scelta. Ad esempio potrei quindi spostare questo T-Rex in questo spazio. Il segnalino Eruzione Vulcanica permette di rimuovere e rimettere nella scatola 2 segnalini erba ancora faccia in giù presenti sul piano di gioco. Ad esempio potrei quindi eliminare questi 2. Il segnalino Sorpresa farà rimuovere dall'area di gioco il Diplo che l'ha appena scoperto e piazzare al suo posto uno dei T-Rex ancora fuori dal gioco. Infine, i segnalini Gnammi non hanno alcun effetto immediato, ma varranno tutti 2 punti vittoria a fine della partita.